Benvenuti a tutti, bentornati a questa nuova puntata, la terza di Studium Virtuale. Sono sempre Mattia, oggi mi vedrete tuttavia da un canale un po' diverso rispetto al solito, vedo che i primi partecipanti iniziano ad arrivare. Bentornati, mi vedete appunto da un canale diverso dal solito, io continuo a essere Mattia da YouRadio con Furore. Mi ospitano quest'oggi gli amici di Usiana Campus. Per un intervento, insomma, del tutto particolare, perché oggi abbiamo l'onore, la gioia, la felicità di poter ospitare per la terza puntata il rettore dell'Università degli Studi di Siena, Francesco Fratti. A voi a partecipare a questa nostra terza puntata di Studium Virtuale, ognuno da casa propria, spero che tutti voi siate a casa e vedo collegarsi il rettore. Buon pomeriggio, mi sente? Sì, sento bene. Benissimo, Buonasera a tutti. benvenuto. Benvenuti. Grazie, grazie. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Lei oggi, come sempre, insomma, andiamo alla ricerca insomma, della divulgazione scientifica di qualità, con temi che possono interessare l'argomento di cui si parla effettivamente tutti i giorni. Il coronavirus. Nel caso, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo, vediamo i vostri commenti in diretta, risponderemo alle vostre domande quando, insomma, ce le porrete, perché oggi lei non è qua come, non solo come rettore dell'Università degli Studi di Siena, ma insomma, cosa fa il rettore quando non si allena? Si occupa di biologia evolutiva, abbiamo capito questo. Infatti, il suo intervento ha proprio il titolo Biologia evolutiva, della nuova simbiosi tra essere umano e coronavirus. Corretto? Esatto, sì. Ti spiega cosa vuol dire però. Allora, l'idea mi è venuta quando ho cominciato a leggere sui giornali i commenti sull'approccio scelto dalle autorità governative del Regno Unito nei confronti dell'epidemia da coronavirus. Questa storia dell'immunità di massa, insomma. Esatto, questa storia dell'immunità di gregge. Niente, chiedo Quello che scusa. sembrava inizialmente, poi forse le notizie degli ultimi giorni hanno anche un po' corretto questo tiro, ma insomma, però diciamo al di là di quella che è la scelta governativa del governo britannico, che poi sul piano strettamente assistenziale o se vogliamo epidemiologico, virologico, dovrebbe essere, voglio dire, giudicata da persone più esperte di me su questo campo, cioè virologi, epidemiologi, eccetera, eccetera, mi ha colpito perché in molti giornali, in molti rimandi sulla stampa, Twitter, eccetera, eccetera, questo approccio è stato definito darwiniano. E siccome io mi occupo un po' di evoluzione biologica, e Si è quindi sentito chiamato in causa. mi sono sentito tirato in causa e ho fatto qualche riflessione, mi è venuto voglia di condividere queste riflessioni e anche di fare una riflessione un po' più ampia su quelle che possono essere gli aspetti evolutivi di questa nuova interazione, perché su questo tutti siamo convinti, no? Che lo sappiamo bene, lo abbiamo imparato bene, qualche mese fa, probabilmente non più di 5-6 mesi fa, è avvenuto un fatto eccezionale. Cioè il virus ha compiuto il cosiddetto salto di specie, è saltato da una specie nella quale si era Animale. perfettamente infeudato e devo dire di cui non sappiamo, perlomeno io non ho letto quali fossero le conseguenze della presenza del virus in quella specie, ed è saltato in un'altra specie, in questo caso l'uomo. E come spesso succede quando un virus compie questo salto di specie, diventa immediatamente molto virulento, causa insomma Aggressivo. danni gravi, molto aggressivi nei confronti della nuova specie, la quale a sua volta non era mai venuta in contatto. Premesso che a scanso di equivoci queste mie considerazioni non rappresentano un giudizio nei confronti della decisione delle autorità britanniche, però la domanda che mi sono fatto subito è: assumendo che questo sia effettivamente il loro intento, cioè quello di dire lasciamo che il virus si propaghi liberamente nella popolazione, consapevoli che questo genererà un certo numero di morti, ma questo ci consente anche di
acquisire la famigerata, famosa o famigerata immunità di gregge, la domanda è: possiamo definire questo approccio darwiniano? E io penso che questo termine sia un po' fuorviante e anche tutto sommato non molto rispettoso di ciò che Darwin pensava dell'evoluzione e anche e soprattutto dell'etica di questo, devo dire, grande naturalista inglese. Allora, è ovvio che la teoria dell'evoluzione darwiniana l'abbiamo studiata tutto sommato sin dalle scuole medie, si basa sul principio per selezione naturale per cui ad ogni generazione ogni singolo individuo si confronta con l'ambiente, gli individui di una popolazione sono tutti diversi l'uno dall'altro, ci sono alcuni che hanno le caratteristiche migliori e saranno in grado di avere maggiore probabilità di sopravvivenza e maggiore probabilità di riproduzione, quelli con le caratteristiche peggiori avranno minori probabilità di sopravvivenza, minori probabilità di riproduzione, per cui ciò che si verifica alla successiva generazione... Si parla di fitness, giusto? Sì, fitness è... No, sbaglio. Fitness è il termine inglese con cui si fa proprio riferimento a questa maggiore probabilità di riprodursi e di sopravvivere. Maggiore la fitness, maggiore probabilità ho di riprodurmi e di sopravvivere. Minore la fitness, minore probabilità ho di sopravvivere e di riprodurmi. Ma l'avere una fitness maggiore o inferiore genera un'altra conseguenza, e cioè che alla generazione successiva, poiché molti più figli sono stati fatti dagli individui in un fitness maggiore e molti meno figli sono stati fatti dagli individui in un fitness minore, la frequenza delle caratteristiche migliori aumenterà e la frequenza delle caratteristiche peggiori diminuirà. Questo è sostanzialmente la base del modello darwiniano, molto semplificata. Com'è che il virus si inserisce in questo contesto? Il virus rappresenta uno dei tanti elementi dell'ambiente con cui l'uomo, adesso guardiamo il punto di vista dell'uomo e poi più tardi guarderemo anche il punto di vista del virus, sempre evolutivo. Il punto di vista dell'uomo qual è? Che il virus rappresenta uno dei tanti agenti selettivi, uno dei tanti fattori selettivi. Quindi in quella che potrebbe essere l'ipotetica idea del governo inglese, che cosa c'è? Gli individui che non riescono a sopportare la presenza del virus soccomberanno, ma tutti quelli che sopravvivono trasmetteranno queste caratteristiche alle generazioni successive. Quindi io immagino che coloro che, a mio avviso sbagliando, ma definiscono darwiniano questo approccio del governo inglese, intendano quest'ultimo aspetto, cioè intendano dire: oh, guarda gli inglesi che vogliono fare, vogliono lasciare che il virus si espanda completamente, quelli che non lo tollerano moriranno, però chi rimane, chi sopravvive, passerà favorevoli alle generazioni successive. Io penso che questa definizione dell'approccio darwiniano sia sbagliata per due motivi. Il primo motivo è che in realtà Darwin non ha mai proposto l'applicazione di quel principio di cui parlavo prima alla specie umana. Uh-huh. Al massimo questo approccio lo potremmo definire spenseriano o forse malthusiano, dai nomi di Herbert Spencer e di Thomas Malthus, che invece si sono sempre occupati di popolazioni umane, ma loro erano sociologi, filosofi, economisti, e tra l'altro sappiamo anche molto bene quanto l'opera di Malthus abbia in qualche modo influenzato la formulazione della teoria dell'evoluzione di Darwin. Sappiamo che Darwin è stato in qualche modo stimolato dalla lettura di Malthus. Se mi posso permettere di leggere una piccola frase, scrive Darwin nella sua autobiografia: lessi per diletto il saggio di Malthus sulle popolazioni ed essendo ben preparato all'idea della lotta per la sopravvivenza a causa delle mie osservazioni delle abitudini degli animali e delle piante, mi colpì che in tali circostanze le varianti favorevoli tendono ad essere preservate e quelle non favorevoli distrutte. Allora, credo che anche da questa frase si capisca che Darwin si occupa sempre di piante e di animali. Il collegamento con l'uomo è perché Darwin poi, alla fine delle sue, diciamo, riflessioni, dice: il sistema di evoluzione, le leggi che hanno
regolato la trasformazione degli organismi viventi nel corso del tempo, quelle che adesso noi chiamiamo evoluzione, valgono o devono valere anche per l'evoluzione dell'uomo. Ma Darwin si è guardato bene dal dire che quei principi devono essere tecnicamente applicati alla specie umana, lasciando che le cose andassero come la natura vuole. Anzi, Darwin nei suoi scritti ha sempre mostrato molta empatia nel suo viaggio intorno al mondo. Lui riflette in maniera molto critica sulla, per esempio, sullo stato di schiavitù in cui versano molti indigeni americani, e anche qualche volta è molto critico con riferimento, per esempio, al trattamento che gli indigeni australiani e neozelandesi hanno ricevuto dai colonizzatori inglesi, che pure erano suoi, come dire, concittadini, compatrioti, bravo, compatrioti. Quindi Darwin non ha mai detto che la medicina non si dovesse occupare dei malati, la medicina umana non si dovesse occupare dei malati, perché così la specie si sarebbe rafforzata. Questa cosa l'hanno detta altri che hanno poi basato questa interpretazione, diciamo così, tirando in ballo anche Darwin, però sostanzialmente sono, come dire, convinzioni che appartengono più alla sfera della sociologia o dell'economia malthusiana e spenseriana piuttosto che. Quindi questi commentatori hanno un po' preso un granchio quando hanno appioppato la definizione di darwiniano a un... Sì, secondo me non hanno portato molto rispetto a Darwin, anche se probabilmente usando il nome di Darwin, che è molto più conosciuto di Malthus, giornalisticamente è più interessante. Esatto. Il secondo motivo però è un altro, e per quanto la posizione del governo britannico possa sembrare, chiamiamolo sì, estrema, poi abbiamo detto che già stamattina ho sentito qualche cambio di rotta, però io non credo che nessuno si sia mai sognato in Inghilterra, anche nella posizione più estrema, di dire: beh, se ci arriva un uomo con la polmonite non è che non lo curiamo e lo lasciamo morire in una strada, comunque lo curano, e già le cure in un certo senso influenzano il decorso del processo evolutivo classico, che negli animali e nelle piante non avviene perché nessuno li cura. Quindi sul piano strettamente evoluzionistico, io credo che sia sbagliato attribuire, per esempio, la stessa immunità di gregge, che è un fenomeno di cui certamente molto rilevante, chiamato in causa anche nell'approccio del governo inglese, però anche questa immunità di gregge è più questione di natura virologica ed epidemiologica. Sappiamo, per esempio, che l'immunità di gregge è fondamentale nell'ottima riuscita dei vaccini per preservare la nostra specie, per difendere la nostra specie da molte patologie, però ecco, dicevo, è più materia di virologi ed epidemiologi che non della biologia evoluzionistica. Sul piano strettamente evoluzionistico, e qui comincia, diciamo così, una seconda riflessione, però il virus, anche uno molto fastidioso come quello che è protagonista, nostro malgrado, di questo periodo che stiamo vivendo, può essere considerato alla stessa stregua di uno qualsiasi dei fattori selettivi che influenzano l'evoluzione di una specie. Quando all'inizio abbiamo detto la fitness è determinata dalla capacità di un individuo di, diciamo, performare meglio o peggio in quel determinato ambiente, questa performance di ogni individuo dipende dalle caratteristiche dell'ambiente. Un ambiente è fatto, anzi la cosiddetta nicchia ecologica è fatta dalla disponibilità di cibo, dalla temperatura, dalla presenza di predatori, ed è fatta anche dalla presenza di microorganismi. E questi fattori indubbiamente possono influenzare l'evoluzione di una specie, uomo compreso, però lo fanno normalmente in tempi molto lunghi. Pensate che, proviamo a fare un'altra, proviamo a guardarlo da un altro punto di vista. Immaginiamo un qualsiasi effetto selettivo di un agente esterno su una popolazione, che ne so, di insetti: la temperatura, la presenza di un determinato predatore, la disponibilità di cibo. Ora, gli insetti hanno tempi di generazione relativamente brevi, considerate che magari possono essere tempi di poche settimane, per cui quel fenomeno che si manifesta ad ogni generazione, non abbiamo detto prima, nel caso degli insetti si ripete
magari ogni 2, ogni 3, ogni 4 settimane, sì, a seconda della specie. Ora, l'uomo ha tempi di generazione straordinariamente lunghi. Si parla, normalmente vengono calcolati in media attorno ai 25 anni. Il tempo di una generazione è mediamente il tempo che intercorre da quando uno nasce a quando uno si riproduce. Quindi mediamente nella nostra specie viene preso come indicazione 25 anni. Il che significa che ogni effetto selettivo di un qualsiasi agente selettivo, seguendo le leggi dell'evoluzione, nell'uomo si verifica 30 anni dopo, 25 anni e poi altri 25 anni e poi altri 25 anni. E questo, secondo me, sul piano strettamente evoluzionistico, è un'altra considerazione che toglie la questione delle relazioni tra virus e uomo, soprattutto dal punto di vista umano, dal campo di applicazione della teoria dell'evoluzione. Cioè non possiamo interpretare questi fenomeni soltanto sulla base della teoria dell'evoluzione, soprattutto per quanto riguarda la risposta che l'uomo dà alla presenza del virus. Questi fenomeni, infatti, nell'uomo coinvolgono un altro aspetto, che è la risposta nel brevissimo periodo, cioè quella che l'uomo esercita attraverso il suo sistema immunitario. Un sistema immunitario che pure si è evoluto nel corso del tempo seguendo le regole dell'evoluzione e che in questo momento è chiamato a rispondere, a dare la prima risposta, quella più diretta possibile, all'arrivo di questo virus. E certamente l'immunità di gregge è uno dei fenomeni collegati con il funzionamento del sistema immunitario dell'uomo, che però, diciamo così, non ha una grande relazione con l'evoluzione. Quindi, se vogliamo parlare del rapporto che c'è tra il virus e l'uomo e soprattutto della risposta che l'uomo può dare nei confronti del virus, secondo me meglio lasciare da parte l'evoluzione e meglio far parlare virologi ed epidemiologi o immunologi, perché giustamente il sistema immunitario è coinvolto. Però, siccome abbiamo detto usiamo questo spazio per fare una riflessione evolutiva, proviamo a guardare questa questione da un altro punto di vista. Finora abbiamo guardato il punto di vista dell'uomo e diciamo che abbiamo concluso che l'uomo non si evolve rispetto alla presenza del virus in tempi sufficientemente rapidi a consentirci, che ne so, di dire anche se muore qualche migliaio di persone dopo domani, tra qualche mese. E infatti, devo dire, anche qui faccio un mestiere che non è mio, però sento dire sempre di più epidemiologi e virologi che dicono guardate che questa cosa non si esaurirà nel giro di qualche mese, ma che probabilmente noi dovremo convivere con questa situazione, non dico con queste misure restrittive, ma insomma con la presenza di questo virus per un tempo molto più lungo. Però anche il virus è un essere che mira alla sopravvivenza di se stesso e della propria specie. A questo punto ci rimane un pochino da studiare, da cercare di capire, interpretare qual è il punto di vista del virus. Allora, il virus, intanto che cos'è un virus? Ecco. Ci siamo un po' fatti tutti una certa idea su questo virus, però ripetita aiuto. Un virus è un organismo vivente molto semplice, ipersemplificato, tra l'altro proprio per qualche cosa di un po' più avanzato che è successivamente regredito, ma indipendentemente da questo, un virus è, diciamo, un contenitore proteico che alloggia una sequenza di un acido nucleico, una molecola di un acido nucleico. Gli acidi nucleici sono l'RNA e il DNA, tant'è che ci sono virus a DNA e virus ad RNA. Gli acidi nucleici, il DNA, è la molecola che contiene l'informazione genetica di ogni organismo. La elica. Esatto, quello è fatto a doppia elica. E nel caso dei virus ci sono virus a DNA e virus che hanno una particolarità, questo genoma, questo materiale genetico nella forma di RNA, ma questa non è una gran cosa. Il SARS-CoV-2, cioè il virus che genera la Covid-19, è un virus a RNA. Che cosa fanno i virus? I virus sono da sempre
diciamo così, hanno convissuto con l'uomo e con tutti gli altri organismi viventi, nei confronti batteri compresi. Ci sono virus che attaccano specificamente i batteri, ma i virus che cosa sono? Sono simbionti obbligati, cioè sono organismi che non possono vivere senza un altro organismo, senza quello che chiameremo il proprio ospite. È vero che abbiamo imparato in questi giorni che il virus può vivere anche per qualche minuto, forse qualche ora, forse Qualche addirittura qualche tempo sui giorno materiali come all'esterno, la nei plastica, materiali, l'alluminio. eccetera, eccetera. Ma chiaramente questo lo farebbe rapidamente morire se non avesse la possibilità di, diciamo, di saltare in un altro individuo, Quindi è una specie di prima fungo possibile. che ha bisogno di noi per sopravvivere, come quei funghi che si attaccano alla corteccia delle piante. Ha bisogno, sì, i funghi sono, anche i funghi sono in simbiosi con la corteccia delle piante su cui vivono, da cui traggono sostanze alimentari. Il virus, al virus serve. Mi è sparito il collegamento. Fatemi sapere dai commenti se voi vedete ancora il rettore. È Forse ora è ritornato. ripartito? Sì, sì, Adesso? sì, sì, sì. Adesso Ok, sì. la vedo. Allora, mi sentite? Io sì, fateci Ok, sapere bene, cosa bene, ho fatto. bene. Allora, dunque i virus non, abbiamo detto che cosa fanno? Non soltanto hanno bisogno di un ospite grande e grosso come siamo noi, ma hanno bisogno soprattutto delle nostre cellule, perché i virus entrano nelle cellule. Tra l'altro in maniera molto Sì, mi subdola confermano perché. la sua presenza. Scusi se la interrompo, ma è tornato tra di noi, quindi. Ah, ok. Tra l'altro i virus come fanno? In maniera molto subdola, dicevo, entrano dentro le cellule perché si attaccano ai recettori cellulari che le cellule normalmente usano per il loro funzionamento. Usano quei recettori come una sorta di ponte, di tunnel, con il quale entrano all'interno della cellula. Iniettano il proprio DNA all'interno della cellula, questo sostanzialmente schiavizza l'apparato sintetico, l'apparato con cui la cellula sintetizza nuovo DNA, la induce a costruire nuove particelle virali, da una che entra se ne fanno decine, centinaia o migliaia, le quali poi escono dalla cellula, normalmente uccidendola, e vanno a attaccare nuove cellule. Che storia Quindi il terribile. virus è un virus che non può stare senza un ospite, in questo caso ha scelto noi, ahimè, anzi, fino a poco tempo fa aveva scelto un altro animale, si parla dei pipistrelli, ma poi evidentemente si è trovato così bene. Siamo Ora, più il virus abbiamo abituati. detto è un simbionte. Tecnicamente ci sono tre tipi di simbiosi. La simbiosi mutualistica, quella in cui tutti e due gli organismi che sono coinvolti traggono un vantaggio. La simbiosi commensalistica, quella in cui un individuo trae vantaggio e l'altro individuo non se ne accorge nemmeno, e la simbiosi di parassitica, di parassitismo, ok? In cui un individuo trae vantaggio, ma l'altro trae svantaggio. E questo svantaggio può essere un fastidio banale, oppure può essere addirittura, come ahimè nel nostro Come caso, succede? La anche un vantaggio. morte. Quindi il virus è un virus che ha una simbiosi parassitaria con l'uomo. Quindi in questo caso è chiaramente un parassita. Ora, quelle tre categorie, mutualismo, commensalismo, parassitismo, non sempre è facile tracciare bene la linea, no? Perché ci sono delle relazioni che si trasformano da commensali in parassitiche, magari anche semplicemente perché cambiano alcuni aspetti o di una delle due specie o delle condizioni ambientali. Comunque, anche in questo caso, come. Ciò che succede ad una specie condiziona quello che succede all'altra specie, tant'è che si parla spesso di coevoluzione, cioè le due specie evolvono insieme. Coevolvono, tanto per fare un esempio, prede e predatori. Pensate alle Certo. prede e ai predatori, no?
soprattutto per scappare ai predatori. Questo spesso genera un equilibrio per cui le due popolazioni restano sostanzialmente, numericamente, mantengono un numero sufficiente a sopravvivere, perché se il predatore avesse il sopravvento sulla preda, la preda si estinguerebbe. Certo. E se le prede fossero diventate così brave a scappare dai predatori che nessuna preda verrebbe più mangiata da nessun predatore, morirebbe il predatore. Okay? Quindi c'è proprio una coevoluzione, e la stessa coevoluzione accade tra il virus e l'uomo. E questa coevoluzione nel nostro caso, cioè nel caso del SARS-CoV-2 e dell'uomo, è cominciata soltanto da qualche mese. Ora, all'inizio abbiamo visto che la velocità con cui l'uomo si evolve in risposta alla presenza di un agente come un virus, che rendono questa interazione e che rendono la risposta evolutiva dell'uomo all'interazione col virus molto molto lenta. Però le generazioni del virus sono molto veloci, perché un virus normalmente si riproduce in tempi nell'ordine delle ore, massimo di un giorno, non nell'ordine degli anni, 25 anni dell'uomo. E i virus hanno anche da un ceppo si ottengono molti altri ceppi diversi, cioè si differenzia in maniera molto rapida. Gli studi su questo terreno rispetto a questo coronavirus sono ancora abbastanza embrionali, ma già si leggono articoli scientifici che ritengono di aver scoperto che il virus si è già trasformato in 2, 3, 4 o 5 ceppi diversi. Quindi pensiamoci un attimo bene, guardandolo dal punto di vista del virus, abbiamo un virus che può essere abbastanza eterogeneo, variabile, o che può diventarlo nel corso del tempo, e una delle differenze che possono in qualche modo influenzare questa relazione tra i diversi ceppi dei virus è quanto patogenici essi sono. Per esempio, ci possono essere varianti molto pericolose per l'uomo e varianti un po' meno pericolose. Ora, se la guardiamo dal punto di vista del virus, dobbiamo riflettere su un altro aspetto, che l'uomo, oltre ad essere il suo ospite, è in qualche modo, nel caso specifico, insomma, l'ospite di un virus è in qualche modo la sua casa. Sì. È la sua casa, il suo lavoro, la sua fonte di nutrimento. Se un virus è molto efficace nell'uccidere un uomo, sarà meno efficace nella sua capacità di essere trasmesso ad un altro individuo. Consideriamo che il virus ha un successo evolutivo se riesce a passare continuamente da un individuo all'altro. Ma se io uccido tutti gli individui dove mi trovo, praticamente ucciderò la mia specie. La mia specie, esatto, e ucciderò il mio ambiente in un certo senso. Allora, quindi questo virus non ha interesse a terminarci? Non per ora, o meglio, il virus in teoria non ha mai interesse a sterminarci, perché per quanto un uomo, un individuo che infettato dal virus possa per un certo periodo di tempo trasmettere l'infezione, però è chiaro che se muore avrà meno tempo per trasmetterla, mentre se sopravvive avrà molto più tempo. Ora, perché dico questo? Perché uno dei possibili scenari, in biologia evoluzionistica non è mai semplice prevedere il futuro, no? Sapere che cosa succederà, ma uno dei possibili scenari, ancorché in tempi non rapidissimi, uno dei possibili scenari è che le varianti meno patogeniche del virus avranno il sopravvento sulle varianti più patogeniche, cioè quelle più pericolose, perché quelle più pericolose, uccidendo il proprio ospite, avranno meno possibilità di essere trasferite ad altri individui. Mentre quindi il virus diventerà meno aggressivo nei nostri confronti? Quindi uno dei possibili scenari è che il virus diventi meno aggressivo nei confronti dell'uomo.
dell'uomo. Può questo avvenire in tempi relativamente brevi? Non nei tempi così brevi come noi vorremmo. Noi siamo impegnati in una battaglia che è soprattutto una battaglia di immunologia, è soprattutto una battaglia di virologia, è soprattutto una battaglia di medicina e di farmaci che possano in qualche modo lenire gli effetti negativi della presenza del virus, ed è soprattutto una battaglia. Noi abbiamo un altro grande strumento che non ci darà risultati verosimilmente prima di un anno, 12-18 mesi, come tutti dicono, che è lo sviluppo di un vaccino. E io penso che anche l'interazione evolutiva, nonostante la trasformazione del virus sul piano evolutivo possa procedere più rapidamente, io penso che anche quella non ci darà una risposta nei tempi che noi vogliamo. E quindi l'utilità di queste considerazioni che io faccio è un'utilità che non è direttamente legata alla nostra capacità adesso di combattere, di rispondere, a questa emergenza, a questa pandemia. Ma invece le tempistiche ci chiedono delle domande per le quali, con le quali questo virus diventerà per noi meno pericoloso, cioè in cui il ceppo meno aggressivo avrà la meglio su quello più aggressivo, quali sono? Non si possono sapere, perché dipenderà da che tipo di mutazioni subisce il virus e da se il virus sarà in grado effettivamente di mutare nella direzione di diventare patogenico. C'è un altro aspetto in tutta questa questione, che fortunatamente l'uomo ha un'altra arma, ed è il proprio sistema immunitario. E quindi il virus ha un'altra importante guerra dal suo punto di vista da combattere contro l'uomo, che è la guerra contro il sistema immunitario dell'uomo. Quindi contemporaneamente due forze verosimilmente agiranno selettivamente sulla fitness delle diverse particelle virali, dei diversi ceppi virali. Da un lato quella che lo potrebbe rendere meno patogenico, dall'altra quello che lo renderà più abile nello sfuggire al sistema immunitario dell'uomo. Dell'essere umano. Che è quello che sta succedendo, che è quello che sta succedendo. Noi abbiamo un'altra arma, noi abbiamo un'arma straordinaria, che è quella che a cui facevo riferimento prima, che è quella dei vaccini, che hanno contribuito in questi anni a risolvere problemi di questo tipo, che nei confronti di microrganismi che mettevano centinaia di migliaia di vittime ogni anno, la nostra speranza è che si arrivi presto alla formulazione, allo sviluppo di un vaccino che possa davvero aiutarci a rispondere a questa emergenza. Per ora tutto quello che possiamo fare è restare a casa, quindi evitare un contagio, cioè di contagiare altri esseri umani. Esatto. E dubitare quindi del brutto giornalismo che adopera la parola Darwin un po' così, senza farci troppo. Diciamo è un po' per rivalutare un po' per evitare che venga utilizzato in contesti che forse non sono così. Non gli competono. Quindi ringraziamo Darwin e la sua barba bianca per averci insomma dato anche oggi un motivo di riflettere. Io ringrazio lei, quindi lei è stato il primo ospite di questo ciclo a darci consigli di non lettura. Avrà questo primato relativamente a Studium. Grazie ancora. Lei però ci chiedono sempre dalle domande, a parte domande non legate insomma al contesto, si parlava di buon impatto, ci sono altri canali per scoprirlo. Abbiamo invece consigli di lettura effettivi e libri anche qui, insomma, divulgativi, ma con, insomma, bella domanda, una componente scientifica interessante. Qualche giorno fa ho girato una clip per consigliare la lettura dell'Origine delle specie di Charles Darwin. Che però è un libro... non è facilissimo da leggere, perché Darwin, che pure parla di piante ed animali, quindi di cose anche affascinanti, perché Darwin ha uno stile letterario un po' pedante, un po' pesante, no? dovuto al fatto che Darwin
nel promulgare la sua teoria è molto timoroso delle critiche che potrebbe ricevere e quindi è desideroso di sostenere le proprie convinzioni scientifiche con il maggior numero di prove possibile, di evidenze, di osservazioni, di evidenze empiriche possibili. E questo lo fa procrastinare l'uscita del libro per anni e anni e anni. Però forse c'è il viaggio di un naturalista intorno al mondo, che è sostanzialmente il libro di bordo con cui Darwin racconta la sua esperienza a bordo del Beagle, un brigantino che lo porta a giro per il mondo per quasi 5 anni, che è un libro di molta più facile lettura e anche molto piacevole. Abbiamo una domanda dal pubblico prima di andarcene, tanto abbiamo già sforato. Letizia Marsili 65 chiede: quanto ritiene vera la teoria della scelta dell'uomo per la numerosità rispetto al basso numero di pipistrelli oramai in estinzione? Cioè l'uomo ha scelto, il virus ha scelto l'uomo anziché i pipistrelli perché siamo di più? No, il virus non sarebbe veramente un organismo politico. No, io non credo che il virus non ha capacità di scelta. A un certo punto è successo che io sono convinto che ancorché diciamo non consueti, però i rapporti tra uomo e animali, e in questo caso se davvero l'origine è un virus come sembra dimostrato presente nei pipistrelli, questo contatto magari è avvenuto anche altre volte. Il problema è che, dicevamo prima, i virus mutano, no? La capacità di un virus di saltare in un altro ospite dipende da una mutazione o da un set di mutazioni subite dal virus stesso. Bene. Il quale, per esempio, potremmo prevedere, ma ancora non lo sappiamo, che una di queste mutazioni sia quella che ha dato al virus la chiave per entrare dentro le cellule umane usando uno di quei recettori che sono specifici per la nostra specie. Quindi non è che il virus ha scelto di dotarsi di quella chiave. A un certo punto è successo che un virus, che una particella, che un ceppo virale, che subisce una mutazione, per l'appunto quella mutazione lo rende in grado di saltare nell'uomo, e se avviene il salto nell'uomo, ecco che questo determina quella situazione drammatica di cui che stiamo vivendo adesso. Perfetto. Bene, grazie ancora per questo suo intervento, intanto ci fanno i complimenti per l'iniziativa, benissimo, quindi io ricordo che Studium proseguirà con Lucina Campus, con Uradio, insomma mosso orgogliosamente la tesserina, e un'altra serie di associazioni ciclomaggio che ci seguono. Grazie di essere intervenuto e insomma ci ritroviamo su questi schermi nei prossimi giorni. Grazie a voi, un saluto a tutti e complimenti a Uradio e Ciclomaggio per l'organizzazione di questo evento, e trovo molto interessante. Grazie. Arrivederci a tutti.